Salve a tutti, oggi parleremo dell'istanza di autotutela, che è uno strumento che esiste da molti anni, ma che è poco conosciuto dai contribuenti e dalle stesse pubbliche amministrazioni, dagli stessi enti. Fondamentalmente l'autotutela è uno strumento posto a garanzia dei cittadini verso la pubblica amministrazione. È uno strumento che non richiede costi e che possiamo considerare deflattivo del contenzioso. Facciamo un esempio pratico per capire meglio di cosa stiamo parlando. Un comune ci notifica un avviso di accertamento, oppure la società di riscossione ci notifica un'intimazione di pagamento, un'ingiunzione di pagamento, oppure una cartella esattoriale. Con questo atto ci richiede il pagamento di una data somma. E ci dice, insomma, guarda che tu rispetto ad esempio a questo immobile per l'anno tot non hai pagato, non hai corrisposto quanto dovevi per la tassa sui rifiuti solidi urbani. Ci chiede dunque di pagare non soltanto la tassa relativa all'omesso versamento, ma ci commina anche la sanzione per l'omessa denuncia che è minimo pari al 100% della tassa dovuta. Inoltre ci chiede gli interessi per l'omesso versamento. L'ente ci chiede ad esempio di pagare 700, 1000 euro. Allora, a questo punto io, semplice contribuente, mi rendo conto che c'è un errore, che quanto richiesto non è dovuto. Mi rendo ad esempio conto che questa richiesta si riferisce ad un immobile che non è di mia proprietà, o mi rendo conto che per quell'anno io ho già corrisposto la tassa, o ancora che la tassa è stata già corrisposta da chi effettivamente occupava con titolo o senza titolo l'immobile, che poi è lo soggetto tenuto al pagamento della tassa. Ad esempio, è stata già pagata dal locatario, dal comodatario, oppure anche dall'occupante sine titolo. Mi posso anche rendere conto, ad esempio, che rispetto all'anno in cui mi viene notificato l'atto, sono decorsi oltre 5 anni, quindi si è prescritto l'accertamento. Ebbene, in tutti questi casi, ma potrei farvi tanti altri esempi che comunque non dovrebbero mai verificarsi, perché, per esempio, in questo caso, nel caso dell'accertamento della tassa sui rifiuti solidi urbani, non è sufficiente per fare un accertamento, non si può basare solo sulla visura catastale, ma è richiesto un sopralluogo da parte del soggetto che effettua da parte del soggetto accertatore. Quindi io posso in questi casi difendervi senza costi presentando un'istanza di tutela. È vero, posso sempre ricorrere all'organo giurisdizionale, ma in questo caso, oltre al contributo unificato, che per intenderci poi corrisponde alle spese vive di giustizia, dovrò anche pagare le competenze legali dell'avvocato. Allora, il legislatore cosa ha fatto? Ci ha dato la possibilità di poter presentare direttamente all'ente e non, attenzione, non alla società di riscossioni, state attenti, presentiamo direttamente all'ente creditore un'istanza, la presentiamo all'ufficio protocollo e con questa istanza chiederemo da soli, oppure se preferiamo con l'assistenza di un legale, la correzione dell'errore, che in termini tecnici si chiama annullamento in autotutela dell'atto. Vi preciso due cose molto importanti. La prima è che la presentazione dell'istanza di tutela non sospende i termini per impugnare l'atto viziato, quindi stiamo attenti ad ottenere la risposta dell'ente entro il termine per impugnare l'atto che ci hanno notificato. La seconda cosa importante è che l'istanza di tutela non è soggetta a termine, può essere sempre presentata anche dopo una sentenza passata in giudicato, cioè non impugnabile, ormai non più impugnabile, e sempre però che quella sentenza non abbia deciso il merito della questione. Ad esempio, quando il giudice semplicemente dichiara il ricorso giurisdizionale inammissibile o improcedibile senza entrare nel merito dei motivi di impugnazione che sono contenuti in ricorso,
Se quindi c'è questo tipo di sentenza che dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, noi comunque possiamo presentare l'istanza di tutela. Nei prossimi video affronteremo più approfonditamente l'istanza di autotutela e cercheremo anche di rendervi partecipi di una questione che il nostro studio sta trattando per diversi contribuenti in questi giorni. Inoltre, vi promettiamo di pubblicare sul nostro sito alcune sentenze, il nostro sito www.surlegale.it, alcune sentenze passate in giudicato, con le quali sono stati accolti i nostri ricorsi aventi ad oggetto il diniego posto dall'amministrazione finanziaria di provvedere sull'istanza di autotutela. Alla prossima!